When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. Brave, brave e belle. C'è da adesso per togliere tutto questo. Brave e belle. Spostiamo qua. Ecco, brave e belle. Grazie. Andatevi a vestire così poi dopo vi faccio sfilare. Tu vuoi sfilare, no? Ok, vatti a vestire. Grazie, un applauso, un applauso, un applauso. Pubblico. Fratonino. Il microfono a Fratonino. Fratonino, il mio Fratonino porta fortuna, dottor. Lui fa calcio un miracolo di miracoli. Il primo miracolo ha fatto, ha cacciato i 60 euro in sacca subito. Quello è stato proprio, secondo me, quella chi signora tena Fratonino. Fratonino mi ha messo sul comodino. Ti ha messo sul comodino. Fratonino mio. Ecco, allora, se avete un problema, è stata un po' rovinata, avete bisogno di un qualche contributo economico, chiamate a Fratonino. Diamo anche qualche buon numero. Fratonino, diamogli un attimo i numeri, dai. Diamogli tre numeri così vediamo se siete d'accordo. Io gli darei... Da giocare martedì prossimo, giusto? Eh certo, perché oggi è domenica. Esatto, allora facciamo 9, dai, io gli do il 9, tu che gli dai? Io gli do un 28. 9, 28... Il terzo numero lo facciamo dire dalla principessa delle due Sicilie. 14, dai. Allora, 9, ripeti, Fratonino. 9, 28 e 14. Ruota di Napoli e ruota di Palermo. E di Reggio Calabria. Sicuramente di Reggio Calabria. Palermo. No, c'è Reggio Calabria. Ma chi sarà? Questo è l'altro problema. Perché Paolo Giussano? Non ho capito. Cioè questo non ho capito. Per quale motivo lo Stato italiano ha tolto la Calabria dalla ruota e dal Bancolotto? Ma l'hanno tolto da tutto, non dal Bancolotto. Presidente, bisogna riprenderci tutte le nostre cose. Ma almeno la ruota, almeno la ruota. Cioè che si parla anche con Bancolotto. Pure con Bancolotto. Ma pure con Bancolotto. No. Allora, parliamo adesso di... Andiamo un po' negli argomenti, poi gli argomenti seri. Ultimamente in Irpinia c'è una bomba ecologica, una bomba proprio. Che cosa sta succedendo? Allora, in Irpinia sta succedendo questo. Irpinia una volta viene chiamata terra Felix, la terra del verde, dei profumi, del buon mangiare, del buon vino. Oggi invece l'Irpinia è diventata la terra Fetix, perché praticamente è diventato il ricettacolo delle immondizie, è stato sempre il ricettacolo delle immondizie napoletane, e ora si sta forse perpetrando l'ultimo sfregio, se così si può chiamare. È in progetto dalla regione, ci hanno già detto che forse non si farà, però quando una cosa si dice è già fatta, un inceneritore al plasma, sarà una nuova forma di forno crematorio. Allora l'inceneritore a plasma per distruggere i residui di Bagnoli e poi per metterci un poco di Irpinia per bruciare i resti dell'amianto dell'isochimica della zona industriale di Avellino. Dove vogliono mettere questo ecomostro? Nella zona industriale di Piano d'Ardine. La zona industriale di Piano d'Ardine è la periferia di Avellino, è praticamente attaccata ad Avellino. Una volta era la terra degli ortaggi, la terra dei pomodori, la terra del grano. Oggi io l'ho battezzata in un mio redazionale la terra di nessuno. È la terra dove tutti possono venire, sversare, rubare e portarsi i soldi. Diceva il sindaco di Serignano, ora vogliono fare i pozzi petroliferi, non c'è bisogno, basta portare la monnezza, più soldi della monnezza non si fanno con niente.
E noi che cosa diciamo? Che cosa lanciamo? Noi lanciamo un grido di allarme. Sì, no, sì, sì, sì. Sì, perché se no noi siamo qui. Noi siamo qui, io sono il primo frate, anche se abusivo, insorgente. Ma perché sei ora, abusivo, scusa, non sei un fratello tu? No, io sono un fratello. Fratello. Fratello di tutti, fratello. Però non. Non il frate Doc del convento d'Itali. Ma io ti proporrò come oblato, guarda, come oblato. No, io voglio fare o frate superiore. O frate superiore, vabbè. Poi, quindi, il nostro insorgere oggi, che il motto è insorgere giusto, noi lo diciamo oggi, lo dico in questa emittente, lo diremo in tutte le piazze, in mezzo alle strade, che la provincia di Avellino ha dato già troppo. Non possiamo dare più, non possiamo più fare il ricettacolo di tutta l'Irpinia, del Sannio, del Beneventano, Casertano, Salernità. Noi abbiamo già dato e ora diciamo basta. E insorgenza civile che sabato 1 febbraio ha tenuto ad Avellino la prima conferenza programmatica, si impegnerà affinché nessun altro violenza, noi parlavamo prima di violenza sulle donne. Noi facciamo da noi ci fanno la violenza sul territorio e quindi la fanno anche sulle donne, sui bambini, su tutto. Ok, allora grazie Fratolino. Purtroppo è una violenza continua sul territorio, ma non solo in provincia di Avellino, anche a Napoli, anche in Calabria, un po' dappertutto ormai. Dico bene, no? Ci sono stati anche giù in Calabria questi problemi di questi rifiuti tossici. Io vorrei ritornare per un attimo solo sulla violenza delle donne, perché ci avviciniamo all'8 marzo. L'8 marzo. Come dobbiamo affrontare l'8 marzo, dottor Pisauro? Certamente celebrando le donne, facendo un regalo alle donne certamente, e poi cercando di pensare, di interessarci di più al problema delle donne, appunto, non solo quello del femminicidio, ma dei problemi che hanno ancora le donne di parità di diritti, che sono ancora molto importanti. Perfetto. Avvocato, Personale, sì, una considerazione personale. È una considerazione personale. Vorremmo tanto non doverlo festeggiare l'8 marzo. Ecco. Perché significa che i restanti 364 giorni non si fa nulla. Sì, si parla solo dell'8 marzo, pure io sono un po' contro. Però adesso ci abbiamo anche la nostra dottoressa Armida. Prego. Vitale, che io lei mi chiamo, sono Armida Vitale, stavo qui ad accompagnare il dottore, però vorrei fare proprio una precisazione sulle donne. Personale, perché per tanti anni mi sono interessata delle donne, quindi sono stata per circa 30 anni di consultori familiari della Campania e sono stata una delle fondatrici dei consultori della Campania con la legge 407. E ad ogni modo, il problema è questo, io ho visto tante donne, sono passate tante, conosco tante donne, ho conosciuto tante donne che hanno subito violenza. Il problema sta proprio nel fatto che le donne non hanno tra donne non c'è una rete di solidarietà attraverso le associazioni e poi praticamente i comuni che dovrebbero istituire le consulte femminili e le commissioni di garanzia. Nei 511 comuni della Campania queste commissioni non ci sono. C'è proprio una volontà da parte politica e io da qui vorrei lanciare un appello. Le associazioni non fate più niente, non celebrate l'8 marzo, perché non è possibile. Dobbiamo assolutamente dico, far istituire nei comuni della Campania e non ci vogliono i soldi perché dicono sempre che mancano i soldi. Le commissioni di garanzia sulle pari opportunità. È questi che ci danno la possibilità di combattere la violenza. Adesso c'è un bando regionale per gli sportelli antiviolenza. Questi sportelli si possono fare pure attraverso gli avvocati, per esempio, con il gratuito patrocinio, si possono sostenere le donne. Ci sono tante cose, dicono che non si possono fare, ma pure i consultori. Bisogna far funzionare bene i consultori. Perché ci sono gli strumenti per poter combattere la violenza. Volutamente non lo si fa, perché c'è una politica sbagliata nella regione Campania. Io vorrei lanciare l'appello, e l'ho detto anche alle consigliere regionali e provinciali, alla consigliera Festa, la dovete smettere di fare tutte queste cose. Si può tutelare le donne attraverso questi strumenti giuridici.
Dobbiamo imparare ad utilizzare questi strumenti. E allora chiedo scusa, grazie. Ci abbiamo gli strumenti, ci abbiamo, però non c'è volontà politica. Non c'è volontà. Io vorrei lanciare da qui l'appello a questi 500. La protesta, che l'8 marzo deve essere un 8 marzo, non di festa, ma di protesta. Deve essere un 8 marzo di protesta, perché queste commissioni di garanzia delle pari opportunità si devono fare nei comuni della Campania. Non ci vogliono i soldi. Grazie, grazie. Adesso c'è qui un ospite musicale. Presidente, volevo intervenire, volevo dire qualcosa? No, assolutamente. No, perché io adesso voglio far cantare una canzoncina. Sì. Possibile? È una bella canzoncella. Allora, dove sta José? José, vieni José, vieni. Il microfono, live, un microfono, eccolo qua. Allora, ciao, buonasera, un applauso a José. Buonasera Massimo. Che cosa ci canti? Canto una canzone del grande Domenico Modugno. Ecco, la dedichiamo a loro, a tutti i miei ospiti. Vedi, a tutti quanti loro, sì. A tutti i meridionali. Domenico Modugno, ormai questa è una trasmissione sudista. Domenico Modugno con... Nel blu, dipinto di blu. Giuseppe. Improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice qui in alto del sole. Su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Io continuo a sognare negli occhi tuoi belli e sono blu come il cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice qui in alto del sole ed ancora su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Grazie José. Grazie Massimo. Mi hai fatto alzare questa ragazza, però le dobbiamo conoscere. Eh sì. Allora, ci tengo perché sono state davvero tanto brave a venire qua vicino. E allora, a me. Dai, mi presenti sulla destra, tua destra, chi ci sta? Allora, sulla mia destra abbiamo... Jessica. Quanti anni hai? 23. Ok, poi? Poi? Viviana Guarino, 24 anni. Oh. È già preparata, visto? Già preparata. E Domenica, quasi 18. Quasi 18, perché lei quando festeggi tu? Festeggi? Allora, tieni presente che oggi è domenica. Domani, lunedì? Domani festeggi. Festeggio domani. Auguri, auguroni.
Tu come ti chiami? Margherita Casella e ho 14 anni. Margherita Casella, 14 anni. Adesso ragazze, mentre noi ci spostiamo, no, tu rimani qua però, mentre io mi sposto, fateci vedere un po' di passerella. Poco a poco, dai, fate un po' di passerella. Allora, certo che, prego, prego, certo che è un problema stare qui con queste quattro belle ragazze, però io, dottor, dopo lei mi deve dare una lezione di innamoramento. Io non mi devo innamorare. È possibile, dottor? Qualche esercizio. E dopo mi deve spiegare un esercizio per non farmi innamorare, perché sennò io mi innamoro di ogni ragazza che guarda, così. Allora, ragazze, dobbiamo salutare un carissimo amico che è un barone, che ha una trattoria bellissima in provincia di Bari, che ci sta guardando. Lo salutiamo, lui si chiama Francesco. Sicuramente Francesco ritorneremo da te per cenare, perché si mangia bene. Sono stato ieri ospite, ieri era sabato, oggi è domenica, sono stato da lui a Bari. Poi voglio salutare Marta Bifano, che abita a Roma, proprio alla fine di Via della Conciliazione, dove si affaccia Papa Francesco. Pensi un po'. Un bacione Marta a te e Antonella D'Agostino, che sta insieme a te. Salutiamo ancora tutti i miei amici di Napoli e naturalmente il mio grande amico Ciro Marina, che è Gino Caruso. Un applauso e salutiamo tutti gli amici di Reggio Calabria. Registrando qua, abbiamo un po' salutato tutti. Grazie ragazzi, ritornate ai vostri posti. Via. Adesso con. State qua. Con il dottor Pisauro, giustamente mi hanno chiesto. Siete, voi sedete qua, Mi hanno chiesto di avere. Puoi chiedere al dottor Pisauro se ci può dare dei consigli, come dobbiamo fare per non innamorarci delle belle donne, delle donne che ci fanno impazzire, se poi possiamo perdere la testa. Spremendo le meningi al massimo non ci riuscirei mai. Quello che posso dire piuttosto è questo. Immaginiamo, faccio in due parole, spiego un esercizio che si può fare, creato da, ripeto, un informatico diventando Richard Bandler, un linguista di 30 anni che ha una tecnica che è derivata dall'ipnosi che si chiama programmazione neurolinguistica, PNL. Allora, immaginiamo che uno sia innamorato della donna e poi si lasci e la donna gli resti nella mente, anche l'uomo la stessa cosa ovviamente, anche una donna che lascia un uomo appunto, resta nella mente, non riesce a staccarsi. Allora cosa si può fare nell'esercizio, che ovviamente è molto complesso, lo dico in due parole. Immagina la situazione in cui tu vedevi questa donna come un angelo appunto, di cui eri molto innamorato. La vedrai in genere in un'immagine grande, luminosa, piena di colori e delle sensazioni piacevoli. Allora poi sbianca l'immagine, come se tu usassi una manopola di una televisione e la fai sbiancare appunto. Da quando era grande la fai diventare piccolina l'immagine, da quando era luminosa la fai diventare sfocata e oscura. L'allontani con un puntino, rivedi il film delle cose belle che facevi con questa donna, avvolgila all'incontrario. Immagina di sentire quel che sentivi, sussurri, eccetera, e metti a lei una voce ridicola di un paperino, per esempio, o di una mini. Immagina soprattutto le sensazioni che vivevi con questa donna. Immagina da dove parte la sensazione, le sensazioni si devono sempre muovere, non sono mai ferme perché altrimenti non potremmo percepirle. Immagina da dove parte, immagina che lui ti dice parte qua dallo stomaco, immagina a che punto arriva qui a questo punto della testa, per esempio, congiungi. Fai un cerchio, fai un'ellisse, fallo girare e vedi che ti aumenta la sensazione di piacere, fallo girare all'incontrario e vedi che aumenta la sensazione di dispiacere e la sensazione si è legata specificamente alle emozioni e così vedi che ti disinnamori. Grazie. Toppisau è stato chiaro. Ma pensa che Massimo non ha capito niente. No, la verità, guardando loro, mi sono proprio... Mi sono otturato le orecchie. scherzando. Allora, fratolino... Un miracolo. No, fratello, non tocca niente, non si preoccupa, funziona tutto. Lei parla, si sente. Prego,
cagiona un miracolo. C'è un miracolo per disinnamorarsi? Sì. No, per il problema che lei adesso mi deve raccontare. Quindi cambiamo argomento, usciamo dall'amore praticamente. Certo. No, perché io non sarò uno psichiatra, però di non innamorarmi più, non andrei a trovare la ricetta. Perché innamorarsi è bello, sia dal punto di da giovani, da vecchi, da bambini, da cose. Parlavo di separarsi, parlavamo. Eh? Parlavamo di separarsi da una donna che uno, o da un uomo che uno, da cui uno vuole separarsi, parlavamo ovviamente. Vabbè, ma la si può separare, ma la si può sempre amare nel suo pensiero. Quindi non sono. Io sarò un po' più terreno, però. Fratolino, allora lei mi voleva parlare di un. Allora, niente, usciamo dal frivolo e sì. Dal bello e andiamo anche. Io approfitto di questo palco che non sempre ho. Perché a cui vorrei anche essere invitato anche altre volte. Cioè, per portare. Purtroppo io porto delle. Il sapore delle emergenze. Certo, quello è importantissimo. Mi fa piacere. La solidarietà è importante, no? Stiamo scherzando. Venendo, e quindi io vengo a portare a questo palco l'Irpinia delle emergenze, perché è giusto che si sappia anche fuori dalla provincia di Avellino, anche fuori dalla Campania, quello che può succedere in una piccola provincia come la nostra. Da noi c'è l'emergenza sanitaria. Avellino, forse perché è un polo medico di eccellenza, ha un grosso bacino napoletano di utenza, però se non sia mai si capita a pronto soccorso, si sta dalle 10 alle 20 ore in attesa e poi non si sa se si ricovera. Se dovete parcheggiare non si sa dove si possa parcheggiare, eppure Avellino ha il miglior centro che si interessa dei tumori, il dottor Gridelli è il più alto esponente della medicina in questo campo, come per la ginecologia, per altri settori. E intanto siamo sempre maltrattati. L'ASL manda indietro i fondi per dire che sono virtuosi e hanno tolto l'assistenza domiciliare agli anziani. La provincia di Avellino, questa è la cosa gravissima. La provincia di Avellino è un paese di vecchi. Cioè ci sono paesi dove non c'è più un ragazzo, dove le scuole sono chiuse e il buon Florio ingegnere, perché non può esserci un ingegnere a comandare la sanità, la sanità la deve comandare il medico, la deve comandare uno che ne capisce, ma in Italia comanda sempre chi non capisce un tubo. E questa è un'altra grossa emergenza, da mettere poi con l'emergenza della disoccupazione. Avellino ha il triste primato che quei pochi giovani che ci sono, il 60% è disoccupato, il triste primato del reddito, ultimo d'Italia. Ma di che cosa vogliamo parlare più? Mi dispiace che un talk show così divertente con tante belle persone debba anche sentire di queste cose, però. Ma fratelli, il nostro talk show si chiama Non è uno scherzo, ma è uno show. Affrontiamo gli argomenti serio. Non è uno scherzo quello che ci stanno facendo. Bravo. Affrontiamo gli argomenti serio in modo molto molto leggero. Fin quando la gente riuscirà a sopportare e poi dicere. Poi, perciò noi insorgiamo. Ci siamo rotti le scatole. Insorgiamo. Presidente. Io vorrei aggiungere, tanto per non cambiare, anche l'emergenza. Meno male che là stiamo parlando soltanto dei vivi. Da noi neanche i morti ci hanno messo. Questa è bella! Ma dove ci avete portato, cari fratelli politici? Dove ci avete portato? Non ci facciamo più! Prego. Per cui, fra poco, sentirete che organizzeremo un funerale e il morto lo porteremo sotto Palazzo San Giacomo per chiedere all'amministrazione di trovarci una sistemazione. Avvocato, ma lei si rende conto come siamo? Da tutti questi problemi era al corrente. Sapeva di questi problemi, pensare... che non solo noi, poveri mortali vivi, ma hanno proprio problemi ai morti. Prego. E pensare che la nostra Costituzione garantisce la libertà del credo religioso. Appunto pensare a ce questo. Ce la stanno facendo perdere quasi. Vabbè, dai, spezziamo un po'. Mettiamo il ragazzo ritorna, il nostro Botta. Vieni Botta. Botta, un microfono per Botta. Va bene. Cosa gigante. Eccoci qui. È un brano presente nel mio primo lavoro discografico intitolato Io ti darò.
io ti darei, che bello, questo sa, io ti darei. Destino e lo regalo a te. Farò per te la strada e tu il cammino, e mai mi stancherò. Supererò gli ostacoli e la noia, non mi distruggerà se ci sei tu. Io ti darò le mani nelle mani, io ti darò. Grazie. Grazie, 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 dottore. Allora, Viviana, Miss sì. Regno delle Due Sicilie. Allora, dobbiamo pubblicizzare questa serata, questa max finale di questa manifestazione che si terrà il 30 marzo nella cittadina di Sirignano, in provincia sì. di Avellino, in provincia di Avellino, dove arriveranno 30 bellissime ragazze, tutte del sud, che rappresenteranno tutte le regioni del sud, dove si mangerà in quei giorni tutti i prodotti del sud. Facciamo prevalere il sud, quindi. Bra- sì, scusa. Avremo tante manifestazioni collaterali, presentazioni di libri, convegni, e alla fine ci sarà questo show finale con Miss Regno delle Due Sicilie. 30 marzo, ecco, a Sirignano. Va bene, vuoi salutare il sindaco tu? Tu lo conosci, Silvia? Buonasera. Ma lo conosci tu? No. A lui si chiama Raffaele Colucci, lo salutiamo caramente, ci sta guardando, e salutiamo tutti gli abitanti. Quindi ricordiamo bene la data, 30 marzo a Sirignano. Mentre con la nostra domenica, domenica, oggi è domenica,
con la nostra Domenica festeggiamo il suo compleanno, perché domani lei entra a far parte dei maggiorenni. Sì. Avvocato, una legge sui maggiorenni. Che cosa vuole consigliare a questa ragazza? Il codice civile. La capacità di agire. Allora, che scuola frequenti tu? Il liceo linguistico. Sì. Senti, se dovresti dire un grazie a qualcuno che in questi 18 anni ti ha voluto bene, ti ha coccolata, in particolare? Mamma e papà. Che ti stanno guardando, no? Sì. Come si chiama mamma e come si chiama papà? Mamma Maria Rosaria e papà Francesco. Ecco, grazie. Grazie per avermi cresciuta così bene in questi 18 anni. Beh, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto è diventare attrice. Ci proviamo. Tu farai parte delle 30, diciamo, finaliste della Stella d'Europa, perché sì, tu oggi qui insieme a Jessica hai rappresentato la Stella d'Europa, sì, no? Che si darà il 25 e il 26 aprile. Sì. Per noi sono giorni normali. 25 e 26 aprile, sì. Noi non festeggiamo né il 25, ma festeggeremo il 26. L'Accademia Italiana dello Spettacolo, Cinema e TV Italia Film presenta in diretta televisiva The Star of Europe, premio internazionale dello spettacolo La Stella d'Europa. Regia Massimo Civale. Moda, cinema, danza e musica. La Stella d'Europa, The Star of Europe, in diretta televisiva. The Star of Europe, premio internazionale dello spettacolo. Ottimizzazione, Rosita Coppola. Organizzazione generale, Salvatore Civale. Regia, Massimo Civale. Un applauso, ci vuole. Oh, pensi, Domenica, che arriveranno 30 ragazze, però queste altre 30 ragazze, ad aprile però. Luigi, tu sei invitato, tu e l'avvocato. Grazie. Anche il presidente, qua, vi metto in giuria, vi devo mettere, dobbiamo fare una giuria, però come state? Ok? Perché poi queste ragazze che arriveranno dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna, un po' da tutta Europa, diciamo, si sfideranno tra di loro per contendersi questo titolo della Stella d'Europa 2014, pensi un po'. Sono sicura sarà un'altra bellissima esperienza come ragazza cinema, ok? Ok, tu ci sarai. Certo. Grazie, Domenica. Domenica e Domenica. Jessica, tu chi vuoi salutare? Mi hai detto voglio salutare. Mia mamma. Ti stanno guardando, no? Mia mamma Michela, mio padre Antonio, mio fratello Ivan, mia nonna e i miei zii. È tutta la famiglia. Ma questa ragazzina l'hai portata per la prima volta in televisione? Sì. Margherita. Mia cugina. Tua cugina. Lei balla. È stata brava? Bravissima. Più o meno. Oh no. Fratoni. Allora, che stanno problemi? Perché io, sai, mentre parlavate, la pubblicità, ho avuto un sogno. Mi immagino, sai, il ritorno del regno delle due Sicilie, le navi, l'industria. Noi che abbiamo la